Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Develer. Io sono Alessia. Prima di svelarvi l'ospite di oggi, volevo ricordarvi che potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast e anche ascoltarci su YouTube. Inoltre potete seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e abbiamo anche un canale Telegram. E adesso l'ospite di oggi. Ciao Lorenzo, benvenuto. Lorenzo Mancini, sviluppatore software e esperto di QT. Grazie Alessia, a voi di avermi dato l'opportunità di essere presente a questa puntata del Develcast e ovviamente oltre a Develer ringrazio anche QT Company di cui Develer è service partner per avermi messo a disposizione QT per microcontrollori, che è un prodotto molto interessante per realizzare interfacce grafiche su dispositivi a risorse hardware povere e dove è necessario fare diverse ottimizzazioni per ottenere buoni risultati. Senti, Valore, da quanto tempo ti occupi di questo argomento? Sembra un argomento che ti appassiona davvero tanto. Sì, allora io uso Qt dal 2004, quindi sono partito dalla versione 3.3 di Qt e sono partito da lì. Ho conseguito prima la certificazione base di come programmatore Qt e poi la certificazione quella di livello avanzato, appunto Qt Specialist. Quindi ho fatto 10 e più anni di sviluppo sia su Qt che Qt Quick. E mi occupo anche di formazione interna e presso clienti. Posso dire di aver formato a questo punto un centinaio di programmatori su Qt. E sì, il tema della programmazione low level, quindi ottimizzazione per buone prestazioni su dispositivi e da poche risorse hardware, è un tema che sicuramente mi appassiona tantissimo. Quindi sono stato molto contento quando c'è stata la possibilità di provare appunto Qt per microcontrollori, che coniugava il mio interesse per Qt e quello per le piattaforme a basse potenzialità. Quindi abbiamo un'intera generazione di programmatori QT formati da te. Io diciamo, spero di aver dato il mio contributo, sì. Senti, ma a proposito di microcontrollori, è difficilissimo dire questa parola, microcontrollori. Fino a qualche anno fa erano relegati a contesti di controllo industriale, senza una vera interfaccia grafica. Adesso invece cosa abbiamo? Dei passi avanti? La tecnologia ha fatto comunque dei miglioramenti in questo senso? Sì, sicuramente. Allora, intanto giusta la precisazione, allora, diciamo, microcontrollori ormai non si intendono più quelli degli anni 90, dove veramente c'era possibilità solo di avere CPU con qualche megahertz e controllare sicuramente non un display grafico, comunque appunto applicazioni industriali ad ambito abbastanza ridotto. No, diciamo, i microcontrollori di oggi io direi che sono più simili semmai ai desktop degli anni 90, quindi è ragionevole assumere che le piattaforme abbiano 50-60 MHz di CPU, insomma una cosa del genere, 2, 4, anche 16 MB di RAM, un display e un acceleratore 2D pensato esplicitamente per ottimizzare l'output video, ecco. E sicuramente, ecco, si può pensare ad oggi, per quanto siano piattaforme comunque volutamente limitate anche per costare meno, fare il boot più velocemente, avere piccole dimensioni e tirare basso consumo, si può pensare di costruirci sopra delle interfacce, insomma, ecco. Quindi, vediamo se ho capito bene. Ad oggi sono piattaforme dove è pensabile costruire un'interfaccia grafica di nuova generazione. Immagino però che a patto di saperli sfruttare e di saper aggirare in qualche modo le loro limitazioni, giusto? Certo, esatto. Io ci tengo a sottolineare che ormai per un buon programmatore embedded conoscere tutti i trucchi per sfruttare al meglio il proprio hardware sta diventando sempre meno un lusso e sempre più una necessità. È una condizione sine qua non per veramente tirare fuori tutto quello, tutte le potenzialità della piattaforma su cui si lavora. I trucchi da sapere. Ecco, i trucchi ci piacciono tantissimo. Diccene, vai. Esatto. Trucchi, piccoli accorgimenti per risparmiare memoria, accedere all'hardware in maniera efficiente, evitare colli di bottiglia, se diciamo anche su desktop e su piattaforme embedded tradizionali è importante, su un microcontrollore dove veramente siamo risicati su tutto diventa un'attività praticamente essenziale. Ed è in questo contesto che si inserisce
Qt per microcontrollori, che è un prodotto di Qt Company, è un prodotto commerciale di Qt Company, quindi diciamo è disponibile solo su licenza commerciale fornita direttamente da Qt Company, e è essenzialmente un framework dove sono raccolte in maniera organica tutti questi trucchi, strategie, ottimizzazioni che in questo modo vengono implementati all'interno del prodotto stesso e liberano il programmatore dalla necessità di ricordarseli proprio tutti insieme. Ovviamente è tutto documentato e tutte le scelte e i compromessi sono descritti, però appunto c'è un framework dove se uno va dritto e scrive un'applicazione, c'è qualcuno prima di lui che ha fatto il lavoro di strutturare la libreria con tutti questi accorgimenti per girare bene su piattaforme limitate. Immagino che non sia poco comunque. Certo, no, è stato un lavoro sicuramente, c'è stato bisogno di pensarlo a tavolino, probabilmente molte persone si sono messe a discutere per prendere dei compromessi che dal mio punto di vista sono tutti molto sensati, ecco. Senti, mi scuso già in anticipo, tu parli di usare Qt, che da quello che so, correggimi se sbaglio, è un framework completo per lo sviluppo di software, e un binario so che pesa 30-50 mega, e dici di usarlo su una piattaforma che invece prima dicevi che ha soltanto 16 mega in totale. Qual è la magia? Come si fa? Giustissima l'osservazione, esatto. Questa è stata un po' anche la sfida, secondo me, dei progettisti di tutti per microcontrollori. Allora, diciamo, non c'è nessuna magia, ci sono molti compromessi che sono stati scelti tutti in maniera intelligente. Il compromesso centrale, che è quello che ha dato proprio, è l'idea tecnica che ha sbloccato la fattibilità del prodotto, è dare una limitazione presa in maniera intelligente, un compromesso sostenibile per sviluppare interfacce grafiche, limitare, dicevo, l'interfaccia di programmazione al solo Qt Quick. E questa scelta ardita, ma insomma ha pagato nella realizzazione del prodotto, ha permesso di fare cosa? Di non rendere necessario il port proprio di tutto il runtime, tutte le librerie che compongono un'applicazione Qt ad oggi. In questo senso io quindi, diciamo, ci tengo a sottolineare che Qt per microcontrollori non offre tutta l'offerta, non è un port completo di Qt su piattaforma microcontrollore. Questa è una cosa voluta. Il prodotto non vuole diventare un port completo di tutto il framework Qt, ma limitarsi alla sola parte di interfaccia grafica, che tradizionalmente è anche quella con cui Qt è partito con le prime versioni. La strategia quindi è stata questa: limitare e focalizzare molto bene il contesto che si voleva ottimizzare per i microcontrollori, quindi ci limitiamo al solo sviluppo di interfacce grafiche, e questo ha permesso di abbattere considerevolmente sia la quantità di codice da portare, quindi proprio il lavoro a livello di programmazione, e al momento in cui l'applicazione gira sulla piattaforma limita per effetto collaterale anche la memoria occupata dall'applicazione stessa. Quindi diciamo, questo sicuramente è probabilmente uno dei trucchi più importanti adottati, cioè mi viene da dire è più la strategia, più l'idea portante, ecco, dietro questo prodotto. E poi non ci dimentichiamo che questa era l'idea, e poi secondo me da parte di Qt Company c'è stata un'implementazione davvero eccellente. Ad esempio, per far funzionare QML, che è il linguaggio per la descrizione di interfacce grafiche in ambito Qt Quick, diciamo su desktop e dispositivi embedded serve un runtime apposta, un runtime che comprende anche una macchina virtuale JavaScript, supporto garbage collector, eccetera. E siccome queste cose non ci stanno sul microcontrollore, la scelta che è stata fatta è anche lì limitare lo scope del linguaggio QML a un sottoset vasto, ma comunque limitato e scelto in maniera intelligente, e ridurre
lo scope del linguaggio ha permesso di compilarlo in compilare il QML in C++, quindi le applicazioni QML che scrivete con Qt per microcontrollori sono prima traspilate, diciamo così, in C++ e poi compilate nell'eseguibile finale, e questo, diciamo, ovviamente permette di trasformare il QML, che normalmente è un linguaggio interpretato dinamico e interpretato da JavaScript con macchina virtuale, in un linguaggio statico compilato da un compilatore ottimizzante, che poi, diciamo, finisce in un eseguibile dove gli sprechi sono tutti ridotti all'osso e c'è un focus veramente centrale sull'efficienza e l'ottimizzazione. Lore, ma tu, da programmatore Qt, in un contesto embedded, passami il termine, tradizionale, come ti sei trovato in questo nuovo ambiente? Guarda, sono sincero, mi sono sentito a casa. Perché, come ti ho spiegato prima, ho tanta esperienza sia in ambito di sviluppo sia Qt che Qt Quick, e quando ho letto le scelte dietro a questo prodotto avevo paura di trovarmi, non so come dirti, in un ambiente un po' alieno dove i concetti erano diversi, mancavano alcune cose, alcune delle assunzioni che faccio normalmente in contesto Qt sarebbero venute a mancare, e invece ho constatato che anche a livello di, ecco, non la chiamo esperienza utente, ma chiamiamola esperienza programmatore, è stato fatto davvero un ottimo lavoro. I concetti che si applicano nello sviluppo di un'applicazione sono gli stessi, quindi, diciamo, per i programmatori che vengono da un'applicazione Qt Quick, desktop o embedded tradizionale, ritroveranno tutti i concetti di come interfacciarsi con la parte C++, comunicazione tra C++ e QML tramite segnali, cosa dire della documentazione che, come siamo abituati in contesto Qt, è un piacere da leggersi sia, diciamo, in ambiente Qt e Qt Quick per desktop, e ritroviamo la stessa cura, la stessa attenzione, tutti gli esempi, i tutorial del caso, anche su Qt per microcontrollori. Mi viene da dire in questo senso che anche la presenza di tutorial, di esempi, guida davvero per mano la persona che comincia a programmare su questa piattaforma, spiegando, diciamo, ecco appunto, come ci si aspetterebbe dalla documentazione tradizionale di Qt. E questo, scusami, aggiungo una cosa. Vai, vai. Direi che questo è anche un punto cruciale nel determinare la scelta dell'adottare o meno Qt per microcontrollori nel proprio progetto, perché non ci scordiamo che in questo modo, riallacciandosi a tutti i concetti e le invarianti tipiche di un progetto Qt, diventa anche più facile risolvere problemi che sono proprio, passami il termine, logistici, cioè trovare personale che lavora su questa piattaforma, perché o ti garantisco un programmatore Qt Quick è produttivo con questo prodotto di Qt Company in una settimana, gli serve pochissimo tempo per prenderci il via, e anche, ad esempio, trovare aiuto online, perché i vari trucchi e modalità di integrazione con C++ si applicano praticamente tutte senza modifiche anche a Qt per microcontrollori, e questo direi che è una differenza e un vantaggio di Qt per microcontrollori sostanziale rispetto ad altri toolkit che invece sono specifici per una certa piattaforma. E non ci scordiamo che quando parliamo di piattaforma microcontrollori stiamo già parlando, se ci pensi, di una nicchia nella nicchia, no? Perché già programmazione per microcontrollori è un po' una nicchia. Usare un toolkit specifico di una certa piattaforma di microcontrollori diventa una nicchia nella nicchia, quindi l'adozione di Qt per microcontrollori permette anche di, ecco, o formare o arricchire un pochino più facilmente il proprio team di sviluppo, ecco. Supponiamo che io faccia parte di questa nicchia. Sì. E quindi che sono un programmatore o un'azienda interessata. Come si può installare Qt per microcontrollori per fare una prova?
Allora, si richiede la licenza di valutazione sul sito di Qt Company, c'è una pagina di prodotto dalla quale si può richiedere una licenza per valutarlo, e viene la licenza di valutazione dura, se ricordo bene, un mese, e viene mandata molto velocemente. Nel mio caso è stata mandata il giorno stesso della richiesta. Dopodiché, ovviamente, per l'uso vero e proprio commerciale in un prodotto, da lì in poi, diciamo, si fa richiesta specifica a Qt Company, che tratterà l'emissione di una licenza per uso commerciale. Ecco. Se giustamente ci si vuole anche fare una prova su strada guidata di questo prodotto, potete guardare il mio intervento al Tech Labs che ho fatto durante il mese di luglio. Ad oggi è già pubblicato nel canale YouTube di Develer. Nel canale YouTube di Develer, grazie. E lì vi faccio vedere proprio una trattazione molto più in dettaglio dell'introduzione che abbiamo fatto adesso a Qt per microcontrollori, e c'è proprio registrata una sessione live dove io mi sono messo a scrivere del codice al volo insieme ai partecipanti del Tech Lab. Ho realizzato una piccola applicazione di prova ed è stato poi lo spunto anche per domande interessanti del pubblico. Sono state spunto per una discussione, per approfondimenti, e è stata un'esperienza molto positiva dal mio punto di vista. Lorenzo, ti ringrazio davvero tanto. Invito tutti quanti a guardare il video sul canale Develer di YouTube, e invito tutti quanti a seguirci sui social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram, e soprattutto li invito alla prossima puntata. E io invito te a tornare quanto prima come nostro ospite del Develcast. Gli argomenti che proponi sono sempre molto interessanti e molto utili, quindi non vediamo l'ora di risentirti. Grazie a te, Ale, molto volentieri. A presto. Grazie mille.